passo dopo passo la mia storia, Carla Fracci a Benevento per raccontare la sua vita in un incontro promosso dall'Accademia di Santa Sofia per la rassegna Santa Sofia in Santa Sofia, diretta da Marcella Parziale. Ma ho fatto talmente tanto che non ho avuto neanche il tempo di pensare. Se penso adesso dico come ho fatto, perché veramente ho lavorato moltissimo. In compagnie più belle, più importanti del mondo, con i ballerini più importanti del mondo. È stato un percorso artistico bello e con tanto lavoro, ecco. Non ho avuto la bacchetta magica per fare ding, essere famosa. Certo, mi stupisce adesso di essere così riconosciuta, è quasi come se fosse un'altra persona, ancora non realizzo ancora bene. Però è bello avere l'affetto e ancora la stima delle varie generazioni. L'ultima diva del balletto ha ripercorso la sua storia con uno sguardo che non è mai autocelebrazione, ma stupore e gratitudine. E poi il suo rapporto con Napoli e con Benevento. Napoli, dove io ho lavorato tanto, è una città che adoro e ho un grande affetto da questa città che ricambio. Devo dire che sono anche contenta di essere di ritorno qui a Benevento, perché ho fatto, non so quanti anni fa, ma ho fatto ben 3 spettacoli.